Domenica, la nostra gioventù pensa al divertimento, allo svago. Ecco l'oratorio, palestra sicura per un divertimento sano, lecito, sereno. Arriva un secondo gruppo e subito si mettono a giocare. Le maestre volenterose fanno fare il circolo alle loro bambine. C'è un gruppo di bambine che si prepara alla lezione di catechismo. Alcune giocano a palla due fuochi. Suor Clara prepara anche la corda. Mancanza di gas, arriva il BL e porta la bombola per il riscaldamento che oggi fa molto freddo. Questo gruppo di bambine si prepara per il salto alla corda. Una bambina va dalla superiore a giustificarsi per la mancanza dell'oratorio. Maestra di prima classe. La maestra Galbusera Claudia, assidua frequentatrice dell'oratorio, sta preparando alcuni giochi per far divertire le sue alunne. Le più grandicelle giocano alla corda. Franca pensierosa osserva le proprie compagne nei giochi. Cosa devo chiudere questo? Anche Nuccia non partecipa ai giochi, preferisce guardare. Le ragazze si divertono col mangiadisco. Vincenza osserva. Lidia preferisce seguire la canzone senza partecipare al gioco. Manuela che salta e gioca, fa sempre i versati. Ecco un gruppetto di ragazze pronte per incominciare la fine. Le maestre radunano le sue ragazze. Alcune non osservano, mangiano la cicca. Manuela sempre la solita. Alcune
donne vanno a prendere il loro cappotto per entrare nell'aula. Ecco Susanna che si prepara per entrare nell'aula per il catechismo. La superiora col campanello raduna tutte le bambine. Ecco, svelte entrano nel salone. Svelte, svelte. Tutte contente entrano nella loro aula. Anche le più grandi La madre superiora sta organizzando l'intero gruppo in modo che le mamme possano vedere tutte le loro bambine. Suor Clara raggiante continua a ridere. Ecco un primo piano di Suor Clara. Nuccia sta parlando con Suor Clara. Cerchiamo di fare un brevissimo film. Vediamo un po', ecco, si gira, cerca di nascondersi, ma... Lionella e Nuccia, le maestre, hanno vergogna dell'obiettivo. Altra scena ripetuta. Ora vediamo il gruppo. È molto difficile organizzarle. Ecco qualche primo piano. Ci sono sempre le spiritose. Thank you.
il pallone che scoppia. Olè? Ora ci prepariamo per le lezioni di catechismo pomeridiano. Suor Carla Luisa entra con la sua classe, la seconda B. Si dispongano ognuno al suo posto. Emanuela anche in classe non è capace di star ferma. Incomincia la lezione di catechismo. Una breve preghiera li prepara. La suora sta facendo l'appello per vedere se tutte sono presenti. Comincia la lezione e l'interrogazione. La prima è Emanuele. Patrizia legge un brano del Vangelo. Maria Rosa segue. Romana Stucchi. Susanna Villa. Eli Antonella. Sara entra con la sua classe, la terza media.